da parte di un assistente sociale. Sì, un fatto per certi versi ancora più odioso rispetto a quelli con cui siamo abituati a confrontarci. Un fatto che però ha un epilogo felice, reso tale grazie al coraggio dimostrato da questo uomo affetto da questa sindrome, che dietro consiglio della madre degli assistenti sociali di Mirandola ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. La struttura è estranea per il momento a questo episodio. Sì, direi assolutamente di sì. Come ve ne siete accorti? Beh, ce ne siamo accorti perché sostanzialmente riceviamo una preoccupazione da parte della madre che già da qualche mese constata l'ammanco di qualche banconota che il figlio era costretto a sottrarle nottetempo. Costretto da parte di questo signore, il quale, minacciandolo di poterlo allontanare da questa struttura nella migliore delle circostanze, ma arrivando anche a percuoterlo con degli schiaffi sul volto, lo induceva a consegnargli queste piccole somme. Fabio ha voluto incontrarvi personalmente dopo l'arresto, dopo il fatto. Fabio orgogliosamente ci ha chiesto di poter farsi fare qualche foto indossando il nostro berretto. E dunque questa mattina ci ha chiamato presso la sua abitazione e con Fabio ci siamo presi il caffè della mattina.